Non molto tempo fa, gli astronomi hanno scoperto un pianeta che ha preso il nome di UCF 1.01. Si trova a circa 33 anni luce dalla Terra. Questo fa del pianeta il nostro vicino di casa, nello schema cosmico delle cose, naturalmente. In realtà il corpo celeste è solo un pianeta candidato, perché gli astronomi non hanno ancora misurato la sua massa. Ma sono ottimisti. L'aspirante pianeta è molto diverso dalla nostra Terra. Dista 2,7 milioni di chilometri dalla sua stella e completa la sua orbita in un giorno e mezzo. È un universo torrido e desertico, con le temperature in superficie che arrivano fino a 540 gradi centigradi. E, cosa ancora più sorprendente, è probabile che l'intero pianeta sia ricoperto di magma. Probabilmente UCF 1.01 ha avuto un'atmosfera, ma ormai è sicuramente evaporata. Quindi la domanda è: e se la Terra una volta affrontasse un qualche evento catastrofico che lasciasse il nostro pianeta nello stesso stato, bollente, con la superficie ricoperta da uno spesso strato di lava, la gente riuscirebbe ad adattarsi a tali condizioni e spostarsi ad abitare sottoterra? Sembra incredibile, ma gli esperti sono sicuri che con il tempo gli esseri umani si trasformerebbero in talpe umane, sane e piuttosto felici. Naturalmente la vita sarebbe molto diversa da quella attuale. Niente più tramonti e albe, niente più viaggi in aereo ed esplorazioni spaziali, a meno che non si trovi un modo per lanciare un razzo da sottoterra. Niente più picnic nel parco o giornate rilassanti in riva al mare. La gente dovrebbe costruire una vasta rete di tunnel sotterranei che colleghino le principali città. Il trasporto più probabile in questo nuovo mondo sarebbe costituito da treni silenziosi ad alta velocità e auto elettriche. Dopo essersi trasferite sottoterra, le persone avrebbero non solo difficoltà fisiche, ma anche psicologiche. All'inizio la loro nuova casa sarebbe un luogo buio, desolato, senza aria fresca e privo di qualsiasi colore. Per adattarsi a queste difficili condizioni di vita, la gente dovrebbe apportare alcune modifiche al contesto. Serre, parchi ben illuminati con alberi e immagini che riproducono il cielo, profumi e suoni familiari. Tutto questo aiuterebbe le persone ad adattarsi alla loro nuova vita. Dopo aver vissuto sottoterra per diverse generazioni, la gente inizierebbe ad avere un aspetto un po' diverso. Pallida a causa della mancanza di luce solare, con occhi grandi e sensibili, adatti a un'illuminazione più fioca e polmoni più sviluppati. E immaginate l'odore. Per quanto riguarda la possibilità stessa di vivere sottoterra, beh, ascoltatemi. Normalmente si immaginano le profondità della Terra come un'enorme massa di roccia solida compressa. Ma la realtà è diversa. Questa massa è fortemente fessurata. L'acqua scorre lungo le fratture e le crepe dello strato esterno del pianeta, la crosta. Alcuni di questi corsi d'acqua raggiungono una profondità di diversi chilometri. In altre parole, il sottosuolo terrestre potrebbe sostenere la vita vegetale e animale. Se le persone vivessero sottoterra, non avrebbero carenza di acqua dolce. I suoi serbatoi all'interno del pianeta contengono 100 volte più acqua di tutti i laghi, fiumi e paludi messi insieme. Inoltre, quest'acqua scorre nel terreno che funge da depuratore. Ma le persone dovrebbero essere molto attente a mantenere intatte le fonti d'acqua. Altrimenti le città sotterranee verrebbero allagate e si trasformerebbero in gigantesche trappole piene d'acqua. Vivere senza la luce del sole sarebbe una grandissima sfida. Le piante non possono sopravvivere senza la luce ultravioletta del sole. È assolutamente necessaria per la fotosintesi. La luce del sole viene utilizzata per ottenere nutrienti dall'anidride carbonica e dall'acqua. Uno dei sottoprodotti di questo processo è l'ossigeno, l'elemento fondamentale per la vita delle persone. Quindi niente luce solare uguale niente piante uguale niente ossigeno. La luce del sole è cruciale anche per gli esseri umani. Per esempio, aiuta il cervello a rilasciare serotonina, un ormone che stimola l'umore e ti fa sentire concentrato e calmo. Grazie alle radiazioni ultraviolette B dei raggi del sole, la nostra pelle produce vitamina D, vitale per un forte sistema immunitario e per la salute di ossa, denti e muscoli. Ecco perché la gente dovrebbe trovare un prodotto alternativo alla luce del sole. Per fortuna le lampade a LED, che possono emettere lunghezza d'onda UV, potrebbero produrre la luce che i corpi umani e le piante bramano così tanto. Nel nuovo mondo sotterraneo non ci sarebbero grandi campi illuminati dal sole. Al contrario, ci sarebbero serre tentacolari con luci a LED che irradiano luce dal soffitto. Macchine speciali alimenterebbero le piante e le colture con acqua riciclata ricca di sostanze nutritive. In alcune aree situate in strette faglie sotterranee,
La gente userebbe qualcosa come i container per il trasporto invece delle serre. Questi container verrebbero imballati con file verticali di piante e lampadine a LED blu e rosse. Per quanto riguarda le persone, dovrebbero seguire una dieta ricca di vitamina D. Significherebbe mangiare un sacco di tuorli d'uovo, formaggio, pesce, spinaci, soia e così via. Se questi alimenti non fossero sufficienti, gli integratori di vitamina D farebbero il resto. Senza la luce del giorno, le persone avrebbero problemi con i loro ritmi circadiani, che regolano il sonno. Se si venisse isolati da qualche parte senza un barlume di luce, si dormirebbe facilmente per 48 ore di fila. Ecco perché le persone che vivono sotto la superficie terrestre si affiderebbero alle luci artificiali per controllare il loro orologio interno. Non ci sarebbero problemi con l'elettricità. Sarebbe prodotta con l'aiuto del calore interno della Terra. Questo tipo di energia è chiamata geotermica, dal greco geo, terra, e termico, calore. Può essere estratta dall'acqua calda e dalla roccia. Come una cipolla, il nostro pianeta è composto da diversi strati. La parte più interna è un nucleo solido che si estende per circa 2400 km. Composto da ferro, è circondato da un nucleo esterno rovente, spesso fino a 2250 km. È composto per lo più da nickel liquido e ferro. Lo strato successivo è il mantello. Anche se molti lo immaginano come la lava, il mantello è in realtà una roccia. Ma questa roccia è così calda che cola, proprio come il catrame della strada. La temperatura nel nucleo della Terra raggiunge i 6000 gradi centigradi. Sono quasi 1000 gradi centigradi in più rispetto alla superficie del Sole. Anche il mantello è vischioso. Le temperature oscillano tra 4000 gradi centigradi al confine con il nucleo a 200 gradi centigradi nelle sue parti esterne. Non c'è da stupirsi che la gente non abbia difficoltà a trasformare tutto questo calore in energia elettrica. Ma poiché le viscere del nostro pianeta sono incredibilmente calde, la gente non sarebbe in grado di costruire città troppo profonde nel sottosuolo. Tutte le zone abitabili rimarrebbero molto probabilmente più vicine alla superficie. La parte più esterna della Terra, la crosta, è come il guscio di un uovo sodo. È spezzata in giganteschi blocchi chiamati placche tettoniche. Quando due placche si scontrano, si formano delle montagne e nel fondo del mare compaiono nuove fratture. Le placche hanno una larghezza variabile, da 40 km di spessore sotto i continenti a 8 km sotto gli oceani. Questi blocchi si muovono, galleggiano sul manto terrestre, lentamente, quasi impercettibilmente. Significa che anche le città sotterranee si sposterebbero, ma sarebbe quasi impossibile notare questi movimenti. A proposito, la gente nel XVII secolo ha iniziato a credere che ci fosse un altro mondo all'interno del nostro pianeta. L'idea prese il nome di teoria della Terra cava. La teoria sosteneva che metà del pianeta era occupata dal suo peso superficiale. Sotto la superficie c'era uno spazio vuoto. Un piccolo sole pendeva proprio al centro di quella cavità, creando un ambiente tropicale confortevole sul suo lato interno della superficie terrestre. Si poteva entrare all'interno della Terra attraverso una delle aperture vicino ai poli nord e sud. Si pensava che all'interno del pianeta vivesse una specie di esseri umani avanzati. Erano pacifici e riuscivano a vivere per secoli. Ovviamente non erano umani. Avevano tecnologie uniche, per esempio veicoli volanti. E poiché il clima all'interno del pianeta era migliore di quello in superficie, questa specie era molto più forte e più sana. Anche se questa idea potrebbe suonare fantasiosa, diversi scienziati famosi l'hanno sostenuta. Alcuni sono ancora sicuri che ci sia un altro mondo all'interno del nostro pianeta. Ma se la Terra fosse vuota, non avrebbe un campo magnetico. E senza un campo magnetico, i venti solari libererebbero il nostro pianeta dalla sua atmosfera in un batter d'occhio. Questo lascerebbe il nostro pianeta verde, deserto e inabitabile, come lo è Marte. Il campo magnetico sul nostro pianeta esiste grazie ai processi in atto nel suo nucleo, decisamente molto poco vuoto. I metalli liquidi si muovono costantemente nel nucleo esterno della Terra, generando correnti elettriche. Quando il pianeta ruota attorno al suo asse, le correnti elettriche formano un potente campo magnetico. Il lato verso il Sole della magnetosfera è grande come 10 raggi terrestri. Dall'altro lato, invece, la coda magnetica si estende per 200 volte il raggio della Terra.